8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora, 8, 7. Patrizia, sto parlando proprio a te. Ti ho scelto per questo percorso, non per una questione di peso, ma per una questione di testa. Sei una grande donna, si vede che hai lottato tanto nella tua vita e che hai bisogno di una rivincita, hai bisogno di, come si può dire, rimetterti in gioco. Parliamo, sei un ottimista o un pessimista? Allora, tendenzialmente sono una persona più ottimista, anche, cioè, ancora mi piace credere nei sogni. Grazie veramente per tutto quello che fate. Yes, I can. Yes, I can. Io sono Patrizia, ho 52 anni, sono alta 1,70 m, peso 65, dai 65 ai 68 kg, oscillo. Mi sono candidata per uscire da questa routine viziosa che ho specialmente sviluppato durante la pandemia. Penso solamente al lavoro, sono davanti al PC e durante la sera davanti al televisore mi sfogo mangiando cereali, insomma qualcosa. Mi addormento, diciamo, con questo sedativo che è il cibo in primis. Patrizia, come va? Bene. Una donna di poche parole. Allora, sei felice? Sono serena, felice non parolone. Allora, posso essere felice un momento, penso che sia più importante essere sereni, in pace con se stessi. La felicità è più qualcosa di passeggero. Di passeggero, di istantaneo. Non so francamente perché cerco il cibo consolatore, però è diventata come un'abitudine dopo la cena, insomma più in là, mentre guardo il televisore, comunque ho qualcosa di sapore dolce. Lo faccio ormai d'abitudine e non riesco a togliermela questa routine, tra l'altro che non fa neanche tanto bene. Lo sport ha fatto sempre parte della mia vita, fino all'età di 40 anni l'ho praticato costantemente, diciamo dai 30 ai 40 quasi tutti i giorni, inclusa la domenica, infatti ero in forma. Però il fatto è, e quello di discorso che ho detto, adesso state provando di fare piacere a me. Io non voglio che fate piacere a me, voglio che voi fate il lavoro per voi. Per il vostro corpo, per le vostre spalle, per le vostre ginocchia, per le vostre schiene, per il vostro cuore. Ok? Perché adesso vedo già in faccia che ci sono la stanchezza e voi state qua dicendo: oh cavolo, sono in mezzo a un gruppo di persone che potrebbero giudicarmi perché io non sono all'altezza, perché non sono riuscendo a fare magari quello che fanno gli altri. No. Poi mi sono divorziata. E sono rimasta, diciamo, da sola all'età di 38 anni con un bambino di 6 e mi sono ritrovata praticamente a seguirlo e ad affrontare diverse problematiche. Cambiato vita, mi sono dedicata ad altro e non l'ho più fatto. Mi sono resa conto che avevo comunque bisogno di ritrovare la Patrizia di una volta. Mi ero già tantissimo penalizzata, quindi mi sono passati gli anni, 10 anni, 14 anni, senza neanche accorgermene, e adesso mi ritrovo, dopo i 50 anni, un po' così, delusa anche da quello che ho fatto, insomma. Non dovevo trascurarmi così. Che cosa?
cosa vorresti fare ex novo, mai visto, mai fatto? Voglio fare qualcosa, un viaggio, studiare? No, francamente tutto ciò che è nuovo a me mi entusiasma. Quindi il fatto stesso che io sto qua, capito? Quindi sto ricominciando dopo tanto tempo a riprendermi cura del mio corpo. Cioè è qualcosa per me che mi sprona ad andare avanti, anche per esempio leggere un libro, mettermi sempre in gioco, ecco, su questo sono molto americana. Così, cioè, sei qua per non mi sento mai, sono tutta io, in questo momento ho raggiunto, nel momento che raggiungo una cosa già ne devo raggiungere un'altra. Vai con le spalle? Devi raggiungere un'altra cosa. Sì, non mi sento mai, cioè, completamente arrivata, sicura. C'è sempre, cioè, ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Cioè, se uno vuole è così. Patrizia, sto parlando proprio a te. Ti ho scelto per questo percorso, non per una questione di peso, ma per una questione di testa. Sei una grande donna, si vede che hai lottato tanto nella tua vita e che hai bisogno di una rivincita, hai bisogno di, come si può dire, rimetterti in gioco, ritrovare la tua forza, perché sei forte. Secondo me hai bisogno di ricordare quanto sei forte. E così ti ho scelto per fare Yes I Can e adesso ti aiuterò con tutta la mia forza, con tutta la mia energia per aiutarti ad ottenere il controllo, ok, proprio sulla tua stessa vita. Quando ti ho trovato online mi sono fermata, io vivo online perché lavoro con i social, col digital, e quando ti ho trovato online ho detto, dico, fermi tutti, è lei. Io a lei è la mia musa ispiratrice, perché ho sentito subito una carica energetica e una forza in te che mi hanno catturato. E quindi ho detto, oddio, io devo contattarla. Questo è l'impatto che io ho avuto, perché comunque già ero alla ricerca di qualcosa che mi facesse prendere in mano, diciamo, di nuovo nuovamente la mia vita. Parliamo, sei un ottimista o un pessimista? Allora, tendenzialmente sono una persona più ottimista, anche, cioè, ancora mi piace credere nei sogni. È sogno, parlami del sogno. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è quello di riprendere in mano la mia vita, riuscire a trovare sempre la forza e il coraggio di andare avanti e di fare sempre qualcosa un po' di più. Realizzarti? Sì. Realizzazione. Un sogno non è mai banale. E dico anche un'altra cosa. Io sono convinta di questa, che siamo sulla pianeta Terra in questo preciso istante, questo preciso anno, questa precisa epoca, per svolgere un'azione, una missione, no? La missione però potrebbe essere davvero una singola persona o centinaia di migliaia di persone. Noi non sappiamo mai. Io penso che l'elemento che ci unisce a tutti quanti è quello di riprendere sicurezza in noi stesse. E può essere ovviamente visto come una riduzione del peso, avere più consapevolezza su noi stesse, trovare magari nuovi amici anche, nuovi rapporti, nuovi sbocchi lavorativi. Insomma, diciamo che racchiude un po' tutto quello che è la sfera del pianeta donna. Io penso che questo ci unisce. Il sogno potrebbe essere la tua missione su questo pianeta Terra. Infatti, quando io parlo con i grandi gruppi, io dico, io non devo cambiare le vite di tutti. Io, anche se tocco una singola vita, una singola volta, per ogni volta che giro, piano piano quella persona, magari io tocco una persona e io aiuto a ritrovarsi, a sentirsi meglio, a crescere, e magari quella persona poi diventa la più grande motivatore del mondo, diventa Steve Jobs delle motivazioni, non lo so. Però ricordate sempre che noi tocchiamo le vite che stanno intorno a noi, e l'unica cosa che conta è il rapporto interpersonale, è l'amore, è la carità, e la gentilezza e la generosità, null'altra, perché abbiamo una vita, arriviamo da soli e partiamo da soli, è l'unica cosa che portiamo con noi, non sono soldi, non è il lavoro che abbiamo fatto, non è i vestiti che abbiamo indossato e neanche i gioielli, è soltanto i cuori che abbiamo toccato, le persone che piangeranno la nostra partenza.
Cioè, tutto dipende da noi, dalle scelte, dalle azioni che abbiamo fatto. Anche se gli altri ci hanno potuto ferire, ci hanno potuto mettere degli ostacoli, no? Nel nostro percorso, tutto dipende da noi uscire fuori. Quindi oggi già avere questa consapevolezza di voler uscire fuori da questo guscio, da questa caverna che ci siamo create, ci unisce sicuramente. Allora, Patrizia, innanzitutto da donna a donna, che cosa c'è per le donne che stanno là fuori, che ci stanno guardando, ci stanno vedendo questo percorso, che cosa possiamo raccontare secondo te? Possiamo raccontare che oggi abbiamo passato una bellissima giornata, e si sono incontrate 10 donne con la loro storia, si sono date forza l'una con l'altra. Abbiamo un obiettivo in comune, quello di sentirci meglio con noi stesse entro 28 giorni e quindi niente, ce la metteremo tutta per riuscirci.